Eccoci qua, Luca, continuiamo questa chiacchierata che è divertentissima. Naturalmente ora abbiamo scherzato con Elia, ora si parla di cose serie, no, tanto non ci sente, possiamo... no, sto scherzando. Questo diventa difficile per me dopo Elena, che è stata bravissima. Guarda, mi sono divertito davvero ad ascoltarla, tanti aneddoti, episodi, storie di vita vera che poi hanno fatto l'azienda che è oggi, no? Quindi bellissimo. Mi piacerebbe con te, Luca, innanzitutto grazie anche a te del tuo tempo, perché grazie ci mancherebbe, voi, è importante. Però mi piacerebbe entrare un po' in certe dinamiche che poi riguardano anche i vini, riguardano magari le MGA del Barolo, però prima di tutto una passione, perché poi è una passione che a volte viene letta e vista come una cosa minoritaria, invece la Barbera è una grande uva. Certo. E è un'uva forse molto più quotidiana, possiamo dire così, nella beva, nella possibilità anche di accesso, no? Rispetto a tanti altri vini. Però al di là di questo, che è un fattore secondario, la Barbera è una grande uva che dà grandi vini, importanti, generosi, larghi, ma con un'acidità bellissima che comunque ti dà sempre questa beva, questo approccio che è incredibile. Però raccontacela, questa Barbera. Innanzitutto hai ragione, è proprio una passione, perché comunque sicuramente io non lo vedo un dio minore la Barbera, ma perché per noi è veramente il vino gastronomico. Cioè, guarda, quando vai nei ristoranti e tu ti guardi attorno e vedi le bottiglie aperte sui tavoli, riesci a capire immediatamente chi è il turista e chi è il locale. Perché dipende da cosa stanno bevendo. Perché logicamente il turista viene qua per bere il Barolo. Il locale invece, quando vuole proprio godere della cucina, della simpatia delle persone a tavola, si apre la Barbera, perché è proprio uno, io lo chiamo il vino blue jeans, no? Che sta bene con tutto e non ti delude mai. Ed è proprio così, per le sue caratteristiche, la sua grande struttura, potenza, ma questa acidità che ti pulisce il palato da qualsiasi cosa con cui tu fai l'abbinamento. Ed è stata proprio anche una passione per me, perché e non solo per me, anche per tutta la mia famiglia, c'è una storia pazzesca dietro, perché Elena ha raccontato prima etichetta, 1873, ma proprio in quell'epoca lì c'erano due fratelli in famiglia, c'era il mio bisnonno e suo fratello, che era il più vecchio. Il più giovane, quindi, che a quell'epoca lì insomma non c'era lavoro per due famiglie in azienda, lui aveva studiato ingegneria a Torino e quindi è partito come emigrante per gli Stati Uniti. E mia nonna era nata negli Stati Uniti a Boston, ha vissuto là per parecchi anni. Poi nel 1917 il fratello, che era in Italia, era mancato durante la guerra, non era sposato, non aveva figli, e quindi tutta la famiglia dall'America è ritornata indietro. E quello è stato un passaggio pazzesco per la nostra storia, perché quando sono tornati, lui era un contadino prima, ma era un ingegnere, ma aveva vissuto oltreoceano, quindi aveva una visione molto aperta, un po' diversa. Rispetta. E quindi subito si è posto il problema di dire, bene, come possiamo far grandi vini, no? E quindi è stato uno dei precursori dei crew dell'MGA, che ne parleremo dopo. Ma soprattutto, quando è tornato, non aveva più trovato delle vigne di Barbera piantate nelle posizioni migliori. Perché nel 1800 la Barbera, la zona del Barolo, era piantata per metà per Barbera, un po' di Dolcetto e poi il Nebbiolo. Poi, quando poco alla volta il Barolo ha preso piede, le esposizioni migliori sono state tutte utilizzate per il Nebbiolo, per fare Barolo. E la nostra famiglia aveva fatto altrettanto. Allora lui, quando è tornato, ha detto, porca miseria, cosa io voglio avere fatto una Barbera? Allora proprio, come diceva lui, per personal consumption, per il suo utilizzo privato, era sul terrazzo di casa, dove eravate voi prima, quindi siamo nel cuore della zona del Barolo. Lì sotto c'era, siamo attaccato a Rocche di Castiglione, quindi una delle più belle zone del Barolo. E aveva deciso di piantare lì due giornate, quindi un po' meno di un ettaro, nel cuore del Barolo, ripiantare una Barbera, che ancora oggi noi vinifichiamo e si chiama Barbera Scarrone Vigna Vecchia. Tanta roba! È passato i 100 anni, wow. E quindi Vigna Vecchia lo è. Bello. Sicuramente.
Poi per anni questa barbera è stata, mio padre la miscelava, la metteva assieme alle altre vigne di Barbera per fare una barbera unica. Bene, io ho fatto, poi ho studiato enologia ad Alba, poi ho fatto delle esperienze all'estero, ho vissuto un po' in Francia, un po' negli Stati Uniti, poi quando mio padre ha smesso di mandarmi i soldi sono tornato a casa a fare il vero lavoro. Ho detto ok, mi sono divertito, ma ho imparato e adesso torno a casa. E lì erano i ceci, erano cavoli, perché cioè, prendere questa eredità e questo peso sulle spalle, perché comunque i baroni barbaresco. Luca, non è mai facile un passaggio generazionale. Passaggi generazionali sono molto complicati. Poi il nostro è un mestiere che deve avere passione, no? Quindi Barolo e Barbaresco dei miei genitori erano già ad altissimo livello. Ho detto, bene, se si vuole fare un passettino per diventare veramente un'azienda importante, tutti i vini devono essere all'altezza. Alti. Allora, giusto. Mio padre, io ho detto, inizio dalla Barbera. Mio padre appunto mi ha detto, ok, rovina il tuo primo vino e vai. Allora, tanto solo 100 anni sta vigna, roviniamola. Sì. No. E quindi ho iniziato a vinificare la Barbera, a fare le prove. La mia prima sperimentazione era stata appunto quella di vinificare tutte queste particelle che venivano assemblate separatamente. E quando ho vinificato il Vigna Vecchia da solo, ho detto, porca miseria, questa roba è pazzesca. Certo non era la mia bravura, ma era la vigna, era il terroir che faceva la differenza, perché era una vigna di Barbera piantata dove c'era già la Barbera nell'Ottocento, piantata all'interno della zona del Barolo, in un cru di Barolo. E allora ho avuto questa intuizione, ho detto, bene, se vogliamo fare una Barbera ad altissimo livello, dobbiamo ripiantare dell'altra Barbera di nuovo nella zona del Barolo. In condizioni giuste. Esatto. Ideali. Allora, attaccata a quella vigna lì, qui sotto proprio c'era un'altra vigna di Nebbiolo da Barolo, però erano dei cloni brutti, vecchi, dei cloni piantati degli anni 60, quelle grandi produzioni. Allora ho detto a mio padre, senti, possiamo ripiantare questa vigna di Nebbiolo, tanto non dà, i cloni sono sbagliati, possiamo piantare della Barbera. Ma adesso non esageriamo. Non ti allargare questa Barbera. Stai tranquillo. E quindi mi ha detto, no, ma se vuoi ripiantarlo, fai delle prove di Nebbiolo. E io ero stato lì, cosa faccio, cosa non faccio? Allora, quando ho dovuto ordinare le barbatelle al vivaista, all'epoca si mandavano i fax, no? L'ordine del fax, e si è mandato al posto di ordinare il Nebbiolo, ho ordinato la Barbera. Senza dire niente a mio padre. E ho piantato la bellezza. Un schiazzo grosso. No, sono stati cavoli, perché ho piantato la bellezza di 1,5 ettari di Barbera nel cuore della zona. Ma no, le scelte erano due: o arrivavano i carabinieri, oppure facevi una grande barbera. Sono stati cavoli, perché ho detto, ma sì, dai, tanto riuscirò a convincere mio padre. E poi ho tempo 2 o 3 anni, perché quando le viti sono piccoline, te ne rendi conto. Abbiamo tenuto nascosto. Il problema è che il secondo anno, nel bar del paese, nei contadini, si iniziava a rumoreggiare, no? E a un certo punto c'era un produttore di qua della zona che ha detto al bar, mentre mio padre giocava, magari delle vigne di uve di Barbera piantate qui sotto. E fa, no, è Nebbiolo, ha piantato il mio figlio. Ma in piemontese gli fa, ma forse è meglio che vai a Vugaro, forse è meglio che vai a dare una controllata. Effettivamente, allora mio padre subito ha chiamato il vivaista e ha detto, ma che cavolo hai fatto? Ma veramente, tuo figlio che me le ordinate? E lì era disastro, veramente ne ho sentite di tutti i colori, però lui aveva capito che l'avevo fatto non insomma per un azzardo fine a se stesso, ma era con una logica, con una logica qualitativa. Si è incazzato da morire, questo sicuramente, ma ha capito. Poi per fortuna le prime vendemmie sono arrivate, e io devo dire anche grazie a un famoso giornalista americano che scriveva per il Wine Spectator, che aveva fatto nella prima annata, nel 92, questo articolo bellissimo del Renaissance of Barbera, e parlava di questa storia qua. Comunque quindi pensa che soddisfazione la rinascita del Barbera. Beh, diciamo, perché a quell'epoca lì c'era Bricco dell'Uccellone, Giacomo Bologna e poi i figli nell'Astigiano, e qua nella zona d'Alba effettivamente la Barbera era stata un po' abbandonata a se stessa, e questo è stato veramente una piccola scommessa vinta. Però vinta alla grande. Sì. Ah, altro passaggio importante, ci sono tante cose che vorrei chiedere, provo e cerco di fare sintesi.
Sì, mi riesci, ma non lo so, perché la metti fino a troppi di domande. Io di sintesi ne ho poca. Anch'io. No, però, allora, due modi, no, di approcciarti verso il Barolo. Il primo mi piace tantissimo, perché il tuo Barolo, il vostro Barolo, fatto di blend, quindi 11 menzioni geografiche aggiuntive, 20 parcelle di vigneti, e nasce però ogni anno un grande Barolo. Io ti chiedo, ma mi puoi chiamare Barolo la prossima Castiglia. Volta che fate gli assaggi per decidere i blend? Perché, no, scherzi a parte, però è un momento importante, perché quello comunque è sempre un Barolo, parliamo del Castiglione, che esce sempre con grande qualità, però è un concetto diverso, no? Che fa sempre territorio, ma più difficile da realizzare però. Sembra assurdo, ma così è. Ma allora, beh, innanzitutto, come si detto, l'interpretazione più storica e più tradizionale del Barolo è sempre stata il blend. Poi, come Elena ha detto prima, nel 61, un po' questo per amore per la Borgogna, o per questo sogno che la Borgogna, che il Piemonte poteva magari essere in futuro la Borgogna dell'Italia, con questi cru, biodifferenze, terroir incredibili, era nato poi il rock. Però, per fortuna, mio bisnonno, mio nonno, mio padre, poi noi, poco alla volta veramente abbiamo fatto una collezione di crua, ma vigne anche che magari sono 2000-3000 metri, certo, non grandi, piccolissimi, certo, ma certo, tra i migliori, più belli MGA della zona del Barolo. Direi. E ne abbiamo, e quindi abbiamo questi quattro crew che vinifichiamo separatamente, ma ne abbiamo tutta un'altra serie di Ginestra, Mosconi, Brico del Fiasco, Fossati, Le Coste, Le Liste. Che non possono essere. Sì, ma l'idea era che una volta mio padre vinificava tutti questi crew uno dietro l'altro e vinificava appunto insieme, no? Una cofermentazione, come peraltro qualcuno fa, perché se prendi per esempio il Barolo di Bartolo Mascherello, è cofermentato all'interno. E anche lì, proprio per capire meglio le diverse entità, abbiamo fatto un passo diverso, cioè ho intrapreso una strada diversa. Abbiamo iniziato a vinificare separatamente tutti questi crew. E lì è stato veramente un incubo, perché comunque tu immagini da trovarti... Bellissimo. No, è stato divertentissimo. Però è perché poi ti trovi al posto di gestirti un vino, te ne trovi 20, no? Quindi 20 di più annate, cioè la cosa si moltiplica, diventa veramente una cosa. Però poi nel bicchiere è una goduria. E l'idea era stata quella, che comunque ci ha sempre portato in quella direzione, quella di non mettere noi stessi nella vinificazione, cioè non sposare un concetto che poteva essere quello modernista, che era quello dell'epoca a cui noi siamo sempre stati un po' più distanti, mettiamolo così, o manco quello iper mega tradizionalista, che doveva essere fatto con quella cavolo di ricetta lì e basta, col paraocchi. No, la nostra idea era quella di utilizzare il sistema giusto di vinificazione e invecchiamento tailor made, fatto su misura per quella vigna lì, perché quel terroir lì aveva bisogno di esprimersi al meglio. Certo. Perché insomma, in cucina non è che puoi cucinare tutti i tagli di carne alla stessa maniera, e in cantina non è che puoi cucinare o vinificare tutti i vini con gli stessi giorni di fermentazione, lo stesso tipo di legno, la malolattica e quant'altro. E quindi ci siamo divertiti a giocare con tutti questi puzzle, questi tassellini in maniera diversa. Al terzo anno, quando il Nebbiolo diventa Barolo, è già Barolo, prima dell'imbottigliamento, con degustazione alla cieca, scegliamo, quindi con il valido aiuto anche del naso delle donne, di mia moglie, praticamente. Una. Vabbè, mio padre prima lo faceva con mia madre. Quindi la tradizione conta. La tradizione continua. Quei crew che stanno meglio insieme. Questo è un concetto di blend fondamentale. Questo è un concetto di blend. Allora, deve suonare bene, adesso, deve essere armonica la musica che esce. Allora, no? Bravissimo, perché qua io quando lavoravo in California, ho lavorato in California per un po', e ero stato mandato da un'azienda francese per lavorare nel loro progetto che avevano assieme la famiglia di Mondavi. Poi mi sono trovato bene, ho iniziato anche a lavorare in altre aziende, ma c'era un consulente francese, un signore che adesso è diventato famosissimo, si chiama Michel Lange, famo conosciuto, che non spiccicava una parola di inglese, e lui veniva su a fare consulenze di vino. E quando veniva a fare consulenza, aveva un po' di difficoltà, perché a tradurre soprattutto le terminologie tecniche dal francese all'inglese,
era abbastanza complicato. Allora Patrick Leon, che era il vecchio direttore di Mutuo Groscigli, mi ha detto: guarda che c'è un giovane pisquello che parla francese e là inglese, e mi aveva chiamato. Quasi dice la sfiga proprio. E io quando veniva su mi assumeva a cibo e vino per fargli un po' da traduttore, quindi camminavo con lui nelle vigne. Da lui ho imparato a fare la degustazione degli aci, parliamo degli anni 90, primi anni 90, faceva assaggiare la differenza delle bucce, dei tannini, dei vinaccioli, cosa che è attualissima adesso. Però negli anni 90 era proprio così. E poi si faceva la degustazione. Io onestamente, guarda, Michel Rouen si possono dire tantissime cose positive, negative, poi ne hanno fatte delle cose anche esagerate. Un naso e un palato come quella persona lì, io non le ho mai trovate in nessuno. E già questo basta, punto. No, si metteva davanti con 100-150 vini al mattino, si andava a pranzo, si ritornava e riassaggiava gli stessi vini e dava esattamente lo stesso giudizio, la stessa valutazione su tutti. Un genio, un talento puro. E io a un certo punto gli ho detto: scusa, ma quando tu poi da sti 100 ne scegli X, Y per fare il blend, perché poi il Napa in California era sostanzialmente un blend, no? Cosa vedi? Qual è la tua visione? Cosa ti conduce al blend? E lui mi aveva fatto proprio questo esempio qua, che mi ha detto: un blend è come una sinfonia, è come una musica, è composta da tanti strumenti e tutti quanti devono suonare insieme e bene insieme. Quindi non sono i migliori, no, ma sono quelli bravissimo. Che stanno meglio insieme. E questo è proprio il concetto giusto, perché lui proprio mi aveva detto: può anche esserci lo strumento che suona più forte di tutti, non lo so, quella botte che è più buona delle altre. Ma magari se la metti tutta o se la metti in eccesso, questo strumento suona, copre gli altri. Quindi questo è, secondo me, il vero concetto di blend. Un assemblaggio, un'armonia, una sinfonia. E devo dire che sul Castiglione esce la grande. Due cose. Allora, la prima è del tutto personale, ma ne approfitto, visto che faccio le domande, io ne approfitto. Io ho una passione che è tutta mia. E mi piace anche, essendomi informato, un po' quello che è il suo pensiero, il suo modo, no? La visione del vostro Ravera. Due cose bisogna che tu me le dica, perché per me quello è un aspetto che mi fa impazzire, legato al fatto che un potenziale evolutivo sia veramente uno di quei vini che escono semplicemente, scusami se uso, dall'ottimo, ma diventa un qualcosa di straordinario, esce dall'ordinario. Quindi un potenziale evolutivo incredibile, e c'è un motivo. Raccontaci tu, so che è. Quando siamo per raccontare le storie, quindi Ravera è stata la prima vigna che ho acquistato io, il primo cru che ho acquistato io. Seguivo questa vigna, questo contadino che aveva questa 2 ettari alla Ravera di Novello, e spingeva, era nel 95, e spingeva appunto mio padre: guarda che sarebbe bello provare, prendere, perché oltretutto questa è un'esposizione molto diversa, esce un pochettino fuori dal ferro di cavallo della zona del Barolo, è una parte un po' più alta che guarda le montagne, e poi era un pezzettino proprio accanto dove il mio cognato aveva comprato le sue vigne quando era andato via da Marcarini. Quindi uomo di grandissima esperienza e conoscenza di vino, se l'ha comprato lì proprio un pirla, non lo era, esatto. No? Io ho seguito anche questa piccola intuizione e ho detto: caspita, e quindi possiamo fare qualcosa di diverso, quant'altro. E solo che era un rischio, perché era comunque una vigna che era conosciuta per fare ottimi vini, ma non tutti gli anni, perché era abbastanza fresca. È una parte dove becca la prima influenza dalle montagne, no? Perché la collina dei Baroli scende giù, poi c'è la pianura e poi le Alpi. Quindi l'aria fredda che arrivava sia in primavera che in autunno, bam, ci batteva lì sopra. Infatti lì il germogliamento è sempre 10-15 giorni dopo, la maturazione è sempre 10-15 giorni dopo. Negli anni 40, 50, 60 poteva essere un problema. Oggi. Adesso sappiamo che invece... Oggi no. Probabilmente adesso alla Ravera, adesso di Novello, probabilmente ci sono le stesse condizioni climatiche che c'erano 40 anni, 50 anni fa, magari a parte le brunate o i cannuli, certo. Chi lo sa. E quindi niente, ho spinto per comprare questa vigna, abbiamo comprato questa vigna, mi ricordo che compriamo
facciamo questo contratto e scendiamo giù dalle curve di Barolo, mio padre mi fa, dai, fermiamoci da Citrico, da Beppe Rinaldi, che è un carissimo amico, fermiamoci da Citrico perché anche loro hanno un pezzo alla Ravera, loro hanno la Ravera di quella verso Barolo, e diciamogli che anche noi abbiamo un pezzo. Ricordo che arrivavo nel suo cortile, ero emozionatissimo, mio padre fa, lui era lì che aggiustava l'ennesima lambretta, una lambretta bellissima, rosa, fantastica, tutto sporco di grasso, e mio padre fa, oh, sai, in piemontese, fa, abbiamo preso un pezzettino alla Ravera, e fa, ah, bella, bella quella zona lì, bella zona da Nebbioli, fa dei, qualche Barolo buono, ma soprattutto buono da Barbera e da Dolcetto. Ho detto, oh, porca miseria, vedi, mio padre torniamo a casa, mi fa nera. E quindi ho fatto questa, abbiamo fatto un po' di prove e quant'altro, siamo usciti nel 99, nel 2000, con la prima Ravera, e onestamente quelli erano gli anni dove c'erano questi Baroli un po' più moderni e quant'altro, e lì, più colorati, sì ma anche un po' più concentrati, sì. E noi abbiamo, ho detto, vabbè, proviamo con questo nuovo crew, noi facciamo, continuiamo a fare, ma facevamo, abbiamo sempre fatto Baroli un po' più tradizionali, proviamo a fare una fermentazione un po' più corta, una macerazione un po' più corta, magari un invecchiamento in legno un po' più piccolo, ed era uscito bene perché comunque erano state due annate magnifiche. Figurati, nel 2000 all'epoca il Wine Spectator ci aveva dato 98 centesimi, era il punteggio più alto che aveva mai avuto su tutto il Barolo all'epoca. Solo che per me era un po' come bellissimo, io nel 2001 ho deciso di smettere. Però non era la tua idea quella. No, perché era, per me era come una bellissima, come quando si cammina nella via centrale del vostro paese, trovate questo negozio di scarpe fatte a mano e vedi in vetrina questa scarpa bellissima, che è luccicante, favolosa, pelle, cucita a mano. E dici, cazzo, la voglio, poi te la metti nei piedi e ti fa male. No, allora è bella, però magari c'è anche speso un fracco di soldi. E niente, non ce l'ho fatta. Abbiamo smesso, ho smesso di farlo con gli insulti di tutta la famiglia e di tutto chi vendeva i nostri vini, perché quando smetti di fare un vino che prende 98 centesimi, non è proprio, non era proprio banale. Poi quello era il momento in cui quei vini lì andavano alla grande. E allora, e lì sono andato, siamo andati esattamente all'opposto, in antitesi siamo andati. E lì è stata un'ispirazione, grazie anche lì a un giornalista americano che una sera è arrivata a casa nostra e ci ha fatto assaggiare un vecchio Monprivato, Cadmuricio, anzi sera, del 1970, appunto parlavate di quell'epoca lì, wow. Che figata pazzesca, un vino magnifico. E allora, porca miseria, come ha fatto questo vino? Allora, il giorno dopo ho incontrato Mascarello e gli ho detto, ma quello, sì, mio padre aveva messo in botte, aveva fatto la malolattica in inverno, poi l'ha fatta in primavera, ce lo siamo dimenticati, l'abbiamo lasciato lì senza travaso per tutto questo tempo. Senza travaso, senza, il legno grande. E allora ho detto, sai quelle cose che inizi a pensare, pensare. E allora ho detto, proviamo. E allora abbiamo fatto vinificazione molto più tradizionale, macerazione più cappello longa, sommerso, cioè, okay. Come gli altri crew. Poi scende direttamente in botte. Botte grande, come queste. E fa la malolattica magari in autunno, magari in inverno o maggior parte delle volte in primavera, ma chi se ne frega, e rimane lì. E lo si lascia quindi sulle fecce sottili della malolattica, sulla CO2 della malolattica, magari un po' di CO2 della fermentazione alcolica. Quindi solforosa dentro. Solforosa zero, perché se non c'è ossigeno, non c'è ossigeno, non c'è ossidazione, c'è CO2, il CO2 porta via tutta la e lui sta bello, quindi, protetto, tranquillo. Ma meglio che poi. E il vino quindi inizia a avere un'evoluzione molto particolare. I primi anni, sai, mi cagavo un po' addosso, perché comunque sentivi che questa riduzione saliva. Quando si passa dalla cipolla al calzino, al bacon. Siamo preoccupati. Allora travasavi, ho detto, ma forse ho sbagliato, allora l'anno dopo lo lascio un mese in più. Adesso arriviamo a tenerlo due anni e mezzo. Sulle fecce. Ti ho fatto vedere delle botti, esatto, che sono lì dal 7 di novembre del 2018, è vero. E non è mai stato travasato. Quindi, perché il vino va in questa riduzione, poi poco alla volta inizia ad aprirsi, il frutto resta più croccante, i tannini si combinano in una maniera completamente diversa e diventa un vino
veramente, come hai detto tu, a lunghissima gettata. Infinita, a me questo chi piace. Se ne frega. Un nostro amico comune, lo citiamo, Ivano Antonini, non perché ne abbia merito, sia chiaro, non scherzo, visto che abbiamo un fratello, possiamo tranquillamente farlo, è quello che lui chiama, con tutta la gioia del caso, con tutta l'ironia del caso di cui è capace, i vini scaduti, cioè quelli che dopo 40 anni diventano eccezionali da bere, no? Però ecco, l'idea del Ravera è questa, cioè una produzione infinita nel tempo, migliorandosi. Ma io penso che sia anche una maturità di quando si fa il vino, no? Perché quando sei giovane hai voglia di provare il mondo, che sei al posto giusto, nel momento giusto, poi a un certo punto capisci che dici che le vigne e i terroir che hai la fortuna di poter condurre, certo, sono lì da 300-400 anni, chi sei tu per poter andare in una determinata maniera? Quindi dici, bene, io adesso i vini vanno fatti per rispettare il terroir e per far sì che le generazioni future ne possano godere. Quindi il Ravera è stato un po' quel concetto lì, un'interpretazione. Ti chiedo una cosa, grazie perché il racconto è bellissimo, grazie, prego. Ma ti chiedo una cosa, tua, personale, no? Il momento più incasinato della tua vita dentro Ietti. Qual è stato? Si è trovato proprio nella condizione di dire, porca miseria, ma chi me l'ha fatta fa sta cosa? Dai, secco di pancia. Scena di pancia, vabbè, sicuramente in assoluto era stato quando c'è stato il discorso della Barbera, perché effettivamente era convinto che mio padre veramente mi dà un calcio in culo fuori dall'azienda, perché effettivamente lì è stata una scommessa veramente molto particolare. Poi io arrivavo da esperienze in Francia, prima in Borgogna, poi a Bordeaux, in California, quindi sai, avevo la testa piena di mille idee e quant'altro, e quindi anche lì erano momenti in cui volevi cambiare il mondo, e mio padre comunque ha avuto l'intelligenza di farmi sbattere il naso, perché è importante che si sbatta il naso nella maniera giusta e controllata, però il naso lo devi sbattere. Giusto. E quindi quello è stato veramente un momento molto difficile. Poi mi è andata bene, per carità, ma potevo fare dei disastri ben maggiore. Viceversa, il momento in cui più bello, che ti ricordi, in cui hai detto, wow, questo è quello che voglio fare e oggi l'ho capito. Il momento che voglio fare è stato sicuramente, forse, davanti a una botte di Rocche del 2010, che era quella botte che uno dei vini che a me piace di più che abbiamo mai fatto, quelle botti hanno noi il Preleva Campioni, no? E tutte le volte che venivo in cantina ne prendevo un goccio, mi sono goduto. Era arrivato anche un momento che ho detto che a forza di berlo dopo non esce più, è finito, un rischio, questo non ce n'è più. Sono piccole, sono le soddisfazioni di quello che tu vedi nella vigna, dalla potatura, poi le decisioni dei diradamenti, le decisioni delle fermentazioni, di quanti giorni perfetto, devi fare, no? Nella cappello sommerso, e poi comunque i non travasi, e mille scelte, cioè anche lì il vecchio maître de chais di Mouton Rothschild diceva che il vino è come scrivere una poesia su una pagina bianca con un inchiostro indelebile. Se ti va di culo, alla grande. Però, ma se sbagli qualcosa, è un inchiostro indelebile, l'errore si vede sempre. E quindi quando tutto gira nel verso giusto e si riesce a comporre una bella poesia senza fare errori o troppi errori, veramente quella è una soddisfazione. L'ultima cosa, Luca, io starei a parlare 6 ore, ma abbiamo i tempi, dobbiamo rispettare. Scusa, già abbiamo rispettato, ma chi se ne frega, non importa, non è un problema. Non ho però l'ultima cosa, chiedo scusa. No, anzi, è meglio così, dammi retta. Ma l'ultima cosa te la voglio chiedere, non tanto su Vietti, perché tanto questa è un'azienda con idee chiare, con una visione, con i progetti, quindi non ti chiedo su Vietti, ma invece mi interessa una tua opinione da uomo di Langa, da uomo di Barolo, sulla prospettiva che ci sarà da qui a 20 anni su Barolo, perché questo è un argomento che a noi appassionati sta a cuore, perché comunque dei cambiamenti ci sono, le situazioni in essere ci sono. Beh sì, sicuramente è un territorio con potenzialità straordinarie, se vedi un po' tutta la storia della nostra famiglia, già mio padre e mio nonno sognavano che questo territorio
insomma, quasi come la Borgogna d'Italia, io penso che oggi poco ci manca. Ha vissuto momenti molto difficili, perché comunque anche lì negli anni 90, quando c'era questo stimolo di cambiare il disciplinare per inserire all'interno quel 2, 3, 5% di altre varietà, lì, si è passati veramente in una cruna di un ago, è stata lì, lì bisogna ancora ringraziare gente come Cappellano, mio padre o Bartolo Mascarello, che hanno combattuto veramente, perché anche lì era, cioè, adesso si parla di tante cose, ma cioè, io, tante persone non si ricordano che per un certo momento il Barbaresco aveva cambiato il disciplinare inserendo il 3 e il 5% in un'assemblea, perché si poteva cambiare solo un'assemblea con tutti quanti i contadini, e l'aveva fatto una settimana prima del Barolo, no? Prima si è stati i primi. Bene, il Barolo si è ritrovato in riunione dopo milioni di discussioni, liti e quant'altro, e questo discorso non era passato, era rimasta la purezza. Il Barbaresco ha fatto marcia indietro, per fortuna. Meno male. E quindi questa è stata la nostra fortuna, perché siamo riusciti a mantenere la nostra identità, la nostra autenticità e il rispetto del terroir. Il futuro, secondo me, sono sempre di più verso il cru. Io vedo che comunque il mondo sta andando in questi vini eleganti, raffinati, che possano esprimere il territorio, che diano veramente un senso di unicità. Non lo vedo solo in Italia. In tante zone viticole, vogliamo parlare per esempio della la ricerca del Chianti, che sta andando bellissima verso le zone comunali, verso i vigneti, verso i cru, sempre, sempre in quella direzione lì. La Francia, vedo in California anche lì che si stanno mappando le vigne per andare a cercare i cru. Buon Masnaghetti sta facendo un lavoro eccezionale anche in quello. Quindi secondo me la strada è tracciata, la strada è quella lì, il rispetto del territorio, il cercare di mettere l'intelligenza di tutti i miei colleghi è quella che comunque di mettere sempre meno del proprio ego all'interno del vino, ma far sì che il vino possa esprimersi in unicità. Quindi io la vedo veramente come una piccola Borgogna e la cosa mi riempie d'orgoglio per tutto. Assolutamente. Per tutto, e fa piacere anche a noi che continuiamo a bere questi vini. Per tutti quelli che sono stati prima di me, soprattutto, perché hanno faticato. Io ti ringrazio te. No, grazie a voi. È stata una chiacchierata bellissima, e quindi queste sono storie, episodi, circostanze che per noi appassionati hanno un valore pazzesco, perché conosciamo i vostri vini, li abbiamo bevuti, continuiamo a berlo e lì c'è poco da aggiungere, ma capire come siamo arrivati a, beh, questo è fondamentale. Quindi grazie del vostro tempo, tuo odierno. Grazie a te, grazie a voi. E salutiamo tutti, buon vino a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao, arrivederci.